intervistiamo il nostro terzo ospite di stasera. Ciao Ivona, ci sei? Sì, buonasera. Ciao Ivona. Ascolta Ivona, aiutami di nuovo a pronunciare il tuo cognome, perché... Questo è molto difficile. Sì. Allora, mi chiamo Ivona Szymańska. Esatto. Sono di origine polacca. Ok, vivo perfetto. Vivo da diversi anni in Italia, sì. Tu sei una ricercatrice ufologica, ecco, e io ho voluto intervistarti perché, insomma, tramite Gloria Zeni, che è insomma una nostra amica in comune, che mi ha parlato di te, della tua esperienza, e poi che, esperienza che tu mi hai confermato nei tuoi messaggi. Io volevo chiederti allora, tu asserisci, insomma, di aver avuto contatti con altre civiltà extraterrestri e di essere stata anche rapita. Puoi raccontarci? Sì, sono stata rapita, è una parola un po' brutta, è no? una parola un po' forte forse, hai avuto un contatto, sì. Ecco. Un contatto, sì, sì. Era ancora piccola, è successo nel 1978, sì. Vivevo ancora in Polonia, sono stata prelevata, ecco, diciamo così, prelevata, portata esatto, a bordo forse il di termine è un'astronave. questo. Sì. In compagnia di un altro bambino, un mio compagno di giochi, un Sì. mio coetaneo di nome Mario. Quel giorno, mi ricordo il giorno perché ero piccola, ma comunque non sognavo, non è una fantasia di un Quanti anni bambino. avevi? Avevo 8 anni, così Ok. vi ho svelato anche la mia età adesso. Ho detto nel 1978 avevo 8 anni, vabbè. Comunque sì, non era una fantasia, non era una storia inventata. Siamo stati prelevati da un oggetto sigariforme. Non mi ricordo il giorno, però era mese di giugno. Sì. La nostra intenzione era quella di andare nell'orto di Mario a raccogliere un po' di fragoline di bosco. Non siamo mai arrivati all'orto, a casa di Mario, e chissà perché quel giorno, invece di camminare sulla strada principale, abbiamo deciso di attraversare i campi. Okay. Quindi tutto è successo in un luogo deserto, appunto sul campo. Camminando ci siamo accorti di avvicinamento di un oggetto per noi molto strano, non abbiamo mai visto nulla del genere, non era un aereo, non, nulla di terrestre a nostro parere. Questo oggetto è uscito fuori proprio dal bosco. C'era il bosco molto vicino, molto, molto lungo, molto grande, molto vasto, e questo oggetto ha sorvegliato un po' sopra di noi, ha fatto diversi giri, lo abbiamo visto molto bene perché era a bassa quota, era sigariforme di colore bronzo. Ma che cosa è successo sopra il mezzo, te lo ricordi? Guarda, in quel momento inizialmente eravamo molto curiosi, osservavamo questo oggetto, sorvegliare il cielo, dopodiché ci siamo spaventati perché è successo qualcosa di strano intorno a noi. Avevamo impressione che si fosse fermato il tempo, non si sentiva più il vento, non si sentivano più uccellini. La natura sembrava questo tutto proprio prima di fermo salire sul, intorno a me, noi. sul velivolo, Scusi? prima o dopo, cioè prima di che tu salissi sul velivolo, oppure quando sei salita sul velivolo ti sembrava che... durante il sorvolo del cielo. Ah, di okay. Questo velivolo, quando eri sul velivolo, ok, perfetto, okay. Sì, dopo circa 10 minuti, perché questo velivolo passava vicino a noi, si allontanava, poi si avvicinava. Dopodiché, ecco, dopo circa 10 minuti ci siamo spaventati, avendo queste sensazioni proprio strane, come se si fosse fermato il tempo, tutto intorno a noi si è fermato, abbiamo cominciato a correre. Okay. Dopodiché Mario è caduto, io l'ho superato, poi sono tornata indietro per aiutarlo, e ci siamo messi a correre un'altra volta. Però
l'oggetto si è avvicinato, era molto, molto veloce Sì. e quindi è successa una cosa strana. Si è Cioè? fermato sopra le nostre teste, molto basso. Noi tenendoci per le mani siamo stati immobilizzati, proprio paralizzati da una forza invisibile, da qualche fonte energetica, non so spiegare. E mi ricordo che non potevamo muoverci, non potevamo più camminare, correre, non potevamo più parlare, cercavamo di aprire la bocca per parlare, ma era proprio impossibile. Potevamo muovere soltanto gli occhi e pensare, usare il nostro cervello. E mi ricordo che mi sono sentita sollevata in su, però poi nulla. Ci hanno cancellato la memoria, probabilmente per non creare dei traumi. Siamo stati cercati dalle nostre mamme che lavoravano insieme nella scuola per diverse ore. Erano molto preoccupate, stavano già per chiamare le forze di ordine perché non c'erano le tracce di noi. E siamo stati poi rilasciati verso le 19 in circa, vicino a casa di quel bambino, proprio in un luogo completamente diverso dal quale siamo stati prelevati. Abbiamo visto la nonna tappare proprio l'orto con le fragoline, ci siamo avvicinati correndo alla nonna di Mario, urlando: nonna, nonna, guarda, guarda in alto, siamo stati rapiti da questo oggetto. La nonna, alzando lo sguardo, ha visto l'oggetto e quell'oggetto stava ancora fermo, come se volesse assicurarsi che siamo sani, salvi, che comunque siamo nelle buone mani, che non è successo nulla. Nonna ha visto questo oggetto, però sgridandoci ha detto che era probabilmente un aereo militare russo. Ho detto, si è messo in volo con una velocità incredibile. Ovviamente nessuno ci ha creduto nel nostro racconto. Io per molto tempo, anche Mario, continuavamo a raccontare questa esperienza, a fare dei disegni. Disegni purtroppo non si trovano più perché sono passati molti anni, i miei genitori, quando sono cresciuta, hanno buttato tutte le cose mie da bambina e quindi non ho nessun ricordo. È un Ma vero peccato. alla fine tu hai detto che ti hanno cancellato la memoria, ma ti ricordi quindi qualche cosa? Guarda, L'hai io ho messo avuto poi insieme? un'esperienza di contatto con questi esseri l'anno scorso, Ah, quindi dopo sono molti anni. continuate le esperienze di contatto? Sì, a parte esperienze, avvistamenti nei cieli Sì? Tu da da 7 anni? Da 2010, 7 anni fai skywatching perché ti è sì. nata questa curiosità per gli UFO e quindi hai cominciato a filmarle. Sì, ma avvistamenti sono stati anche prima, quando ero piccola, però non davo molto peso, a quello che vedevo nel cielo, anche perché non capivo più di tanto. All'epoca, quando ero piccola, non si parlava molto di UFO in Polonia, non Certo. c'erano dei programmi, riviste, libri, quindi io non potevo trovare queste informazioni. Mi sono documentata crescendo, piano piano. Ho cominciato a studiare questi fenomeni, comprare libri, riviste, in particolare in Italia c'erano molte informazioni. E poi nel 2010, in circa fine 2010, questi esseri sono tornati, ho cominciato a avvistare in tutti gli orari, la mattina, di sera, di notte, diversi oggetti plasmatici, metallici. E poi piano piano, con arrivo di Facebook, ho fatto anche delle amicizie con delle persone che hanno avuto simili esperienze. Ma tu hai avuto un altro contatto diretto oppure soltanto hai visto gli oggetti, cioè gli UFO? Cioè, Sì, ti è... allora, ecco, tornando all'esperienza di questo rapimento, un anno fa, prima di Natale, ho avuto un contatto, con un essere appartenente alla razza di quell'oggetto, no? Sì. Che Del 1978. razza era? Allora, peccato non possiamo vedere la foto perché è fatto un identikit, è fatto un disegno, Ok. e comunque era un essere umanoide,
un essere molto simile a noi, ma comunque diverso, presenta un cranio molto grosso, del tipo grigio, ma non è un grigio, potrebbe essere un'ibrida, non lo so. Gli occhi molto grandi, di colore verde, simile al gatto, le labbra molto piccole, naso piccolo, il collo molto sottile, molto esile come essere, molto delicato a vederlo. E comunque era un ologramma, non era una presenza fisica. Sì, Che si è cosa ti ha detto presentato a casa. questa presenza? Questa presenza, cioè, tutto questo è durato molto poco. Io per molti anni ho cercato di entrare in contatto con loro perché cercavo delle risposte. Mi domandavo perché io, a quale scopo, a che cosa serve tutto questo, questi avvistamenti, questo materiale che ho raccolto, che poi ho cominciato a divulgare, attraverso internet, YouTube, Facebook, conferenze ufologiche. E quindi questo essere mi ha comunicato telepaticamente, che rappresentava la razza quale mi ha prelevata quando ero bambina e che mi seguono, mi proteggono, si occupano di me. Che cosa vogliono che tu faccia? Cioè, diffondere il loro verbo in qualche modo? Credo di Che sì. messaggio hanno per noi? Allora, soprattutto vorrei dire, perché molte persone si spaventano quando si parla di abduction, che non tutte le abduction hanno lo scopo negativo. Molte servono ad amplificare, ad espandere la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, e penso che questo è il mio caso. Io ho preso veramente la coscienza di quello che siamo, qual è il nostro posto su questo pianeta. E penso che ci arriva anche il messaggio positivo da questi esseri. Il messaggio è quello di rispettare il nostro pianeta, la nostra casa. Noi abbiamo perso proprio la sintonia con la natura, Sì, tutto. con l'ambiente. Sì. Assolutamente. Non rispettiamo altri esseri viventi, ammazziamo con molta Ci facilità. ammazziamo tra di noi, cioè è un pianeta folle questo, è un pianeta del tutto Certo, folle, quindi capisco certo, la preoccupazione anche dei nostri vicini stellari, insomma. certo. Ma Ivona, volevo chiederti, tu, vabbè, a parte che i tuoi video sono visibili su YouTube, io qualche video l'ho visto, infatti mi ha molto colpito, insomma, proprio in certe addirittura ci sono diversi UFO, non soltanto uno, anche la cosiddetta nave madre, insomma, che poi si vedono degli UFO uscire dalla nave madre, cioè, ho visto diverse cose, insomma, molto interessanti che ti riguardano. E, io volevo chiederti, che cos'è invece il Black Goo? So che Allora, ne abbiamo. So che è un argomento, insomma, molto, molto poderoso, però volevo chiederti soltanto un piccolo cenno, poi magari ne riparleremo più avanti. In Italia non si sa molto di questo argomento, quindi è vero. c'è. Che cos'è? Allora, vorrei ricordare alle persone che mi seguono che alla conferenza del 27 novembre, organizzata da me e da un gruppo di amici, abbiamo invitato un Dove l'hai ospite tenuta questa conferenza? irlandese, sì. Quale mi ha raccomandato di parlare di Black Goo. E quindi vorrei fare, magari in 5 minuti, un piccolo riassunto della conferenza, perché informazioni sono molto veramente importanti. E come hai detto tu, in italiano, in web, fatto la ricerca, non si trova Non c'è nulla. niente, Allora, io credo che esistano gli esseri positivi e negativi, Immagino. come sulla Terra, come si dice, come nel cielo, così in terra, no? Sì. E quindi c'è anche un potere alieno, credo, alieno, negativo, che controlla il nostro pianeta. Purtroppo, E sì. quindi, parlando di Black Goo, si tratta di una sostanza liquida, nera, oliosa, che è arrivata sulla Terra moltissimo tempo fa, probabilmente migliaia di anni fa, su un meteorite.
E questa sostanza può essere di origine o terrestre, che in caso di essere terrestre è empatica e positiva, in caso di origine extraterrestre è tutto il contrario, è una sostanza cosciente, autoreplicante, di natura virale. E questa Cioè? sostanza probabilmente è stata usata per modificare la vita sulla Terra da questi esseri negativi. In che modo? In che modo? Pensa che si dice, secondo alcuni studi, anche un ricercatore tedesco, Harald Kautsvella, sostiene che si cerca di trasformare essere umano, c'è cioè il progetto di transumanesimo Sì. di geoingegneria, che si usano nanoparticelle anche di questa sostanza molto pericolosa, che è in grado di replicare, proprio distruggere la vita e di ricostruire completamente il DNA di esseri DNA, viventi. sì. E quindi sostengono alcuni ricercatori che viene utilizzata per questi scopi. Le elite mondiali sono molto attratti, molto ossessionati da questi progetti. Cioè il black goo quindi sarebbe una sostanza che dovrebbe in qualche modo annientare il nostro DNA, ho capito bene? Sì, Ma in per che modo, scusa, modificare cioè, qual è il esseri collegamento viventi. tra questa... cerca di farci un po' capire però, qual è il collegamento tra questa sostanza oleosa nera, come la dici tu, che potrebbe essere anche di origine extraterrestre, e il danneggiamento del DNA? Cioè, come fa? Come fa? Perché interagisce con il nostro DNA, è cosciente. Sai, non sono esperta in questa materia, purtroppo, ma comunque riesce a modificare il DNA degli DNA esseri umano? viventi biologici. In In modo negativo, in che modo riesce a modo influire? negativo, sì, perché va programmata. Ho visto un video e si può anche trovare facilmente su YouTube, dove Harald Kautsvella spiega come comunica, fanno vedere anche in laboratorio come comunica questa sostanza divisa nei due barattoli, come comunica un barattolo, cioè la sostanza messa in un barattolo con la sostanza messa in un altro barattolo. Addirittura può uccidere quando si avvicina una persona con delle intenzioni negative verso questa sostanza, si difende. E poi ci sono dei messaggi subliminali che connettono a questa sostanza. Non so se tu hai visto il profumo di Lady Gaga, si chiama Fame. No, C'è ok. anche un video su YouTube Sì. dove Lady Gaga pubblicizza il suo profumo, tutta la linea dei profumi. E Sì. pensa, cioè io invito veramente chi ascolta adesso la nostra intervista di vedere questo video. Appunto c'è questa sostanza, no? C'è l'uomo spalmato di questa sostanza, tutto l'ambiente intorno a Lady Gaga è nero proprio, c'è riferimento a Black Blue, anche la bottiglia del profumo è nera. La bottiglietta, la confezione, tutto nero. Poi anche nel film Prometheus, X-Files, Sì. C'è Spider-Man, Matrix, Phantoms, questa sostanza, è Under the Skin vero? ci sono riferimenti. Sì. Nei videogiochi, giochi per Xbox, come per esempio The Street World 2012, World of Goo 2008, Resident Evil Revelations 2, nei cartoni animati, cioè siamo pieni di messaggi subliminali che si riferiscono appunto a Black Goo. Hollywood e science fiction è molto attratta per questo argomento, e chissà perché. Ho capito, quindi in pratica è una sostanza che potrebbe danneggiare il nostro DNA. Quindi Sì, insomma, ed è una sostanza di origine extraterrestre? extraterrestre, sì. Ho Si capito. trova anche nella Mecca, questo, no, il Cioè? famoso cubo nero, addirittura nelle chiese, nella Basilica di San Paolo, sotto la cupola. Infatti alcune persone in alcune chiese
sentono una negatività, no? Non si sentono a proprio agio, probabilmente perché si trova in piccole dosi black goo, magari nella scultura o nel quadro. Questo secondo ricercatori, questa non è una mia ricerca, io mi sto riferendo soprattutto Faremo alle delle ricerche. ricerche anche noi, Ivona, grazie. Quindi sicuramente cercheremo anche noi e andremo a cercarci su YouTube Black Goo per capire un attimino. Ascolta, io volevo chiederti, tu sarai a febbraio a Roma per una conferenza, giusto? Giusto, sì. In cui racconterai questi tuoi avvistamenti, ce li farai anche vedere in video, ecco, e racconterai anche la tua esperienza, immagino. Sì, certo, sì. E questa, parlaci un po' di questa conferenza, quando avverrà, cioè, dici un po' così magari se qualcuno è a Roma in quei giorni, io tra l'altro ci sarò, ti dico, quindi ci sarò in prima fila, insomma, sono stato invitato da Gloria, quindi verrò sicuramente a vederti. Sì, quindi la conferenza si terrà il 10 e l'11 febbraio, Sì. venerdì e sabato, Sì. al Palazzo dei Congressi a Roma, All'Eur. all'Eur. Sì. Veramente non ricordo se inizia già dalla mattina di venerdì. Credo di sì, sai. Credo di sì. Già la mattina di Sì. venerdì dovrebbe iniziare, un 2 giorni. 2 giorni, sì. Io ho il computer rotto da diversi giorni, quindi non potevo rivedere la locandina. Ma comunque, andando anche su YouTube, c'è il video con tutte le informazioni, si può facilmente trovare Perfetto. anche nelle pagine di Facebook. Perfetto. Ascolta, Ivona, l'ultima domanda che volevo farti è questa. Tutti gli avvistamenti che tu appunto filmi e che metti su YouTube, tu quindi credi che, cioè, voglio dire, tu riesci ad avvistarli, a filmarli, eccetera, perché loro lo vogliono e vogliono che tu li rappresenti in qualche modo? Credo di sì. C'è una connessione tra me e questi esseri. Molto spesso sento proprio delle vibrazioni, non nel mio corpo, proprio nel plesso solare, un calore, una sensazione di farfalle nello stomaco quando deve apparire qualcosa nel cielo. Si attiva proprio il chakra del cuore, secondo me. Riesce a recepire anche qualche messaggio telepatico da loro? Sì, a volte sì, è successo, sì. Sì, soprattutto messaggi di amore nei primi anni. Era forse anche una mia preparazione spirituale. Ok, Era molto bello, sì, mi sembra di capire molto. che comunque la tua esperienza nel complesso è positiva. Sì. Per quanto mi riguarda, sì. Assolutamente sì. Bene, allora, ascolta Ivona, io ti ringrazio. Magari, insomma, ci risentiremo più avanti e studieremo un nuovo tema da trattare, insomma, insieme. E io adesso contatterò Fabrizio, che tra l'altro anche lui farà la presentazione con te, giusto? Ecco. Sì. Facciamo E parte di un fate gruppo parte di un gruppo di Skywatcher. skywatching, esatto. Prima ho intervistato un gruppo che si occupava di fantasmi, ora sto intervistando un gruppo che si occupa di skywatching. Insomma, stasera è un po' la tematica mistero. E sì, intervisterò perché voglio sapere anche il suo parere. E niente, io quindi, buona, io ti ringrazio veramente di cuore e noi, insomma, ci vedremo a Roma allora. Sì, io ringrazio anche a te. Ci vediamo appunto a Roma. Va bene, ci conosceremo di persona. Grazie ancora, Ivona. Grazie Grazie. a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonasera, ciao.